Bene, grazie, grazie per questo evento, per averlo organizzato, a Roberto, Giulio per averlo moderato. È un tempo difficile, io partirei da questa esperienza personale innanzitutto, anche per fare un evento come questo. È un evento di grande confusione, io almeno così lo percepisco e penso che sia molto diffusa questa sensazione. Siamo in un tempo in cui, io dico, le emergenze vanno più veloce dell'emergenzialismo. Cioè, se ora dovessimo fare un sondaggio, chiedere chi, qual è ora l'emergenza più emergenziale, non riceveremmo la stessa risposta. Perché ogni giorno abbiamo la crisi idrica, la crisi energetica, la crisi militare, questa ombra della crisi pandemica che comunque tornerà o sembra ritornare, non si capisce con quale appunto direzione costituzionale dietro. Quindi c'è un grande stato confusionale in cui veniamo tampinati da queste emergenze, in questa gestione criminale della comunicazione, che mira proprio a confondere le persone e a farle disperare alla fine, perché quando uno non capisce più niente si distacca dal discorso e quindi loro possono continuare a fare la loro bella cucina sotto l'emergenzialismo. Quindi è una pratica di governo, questa l'abbiamo detto in questi ultimi mesi, ma vedo una soglia successiva, cioè in cui queste emergenze si sommano, si confondono, si moltiplicano, interagiscono tra di loro e il cittadino è in questo stato di hangover spirituale politico. Cioè siamo in uno stato di post-sbornia collettiva in cui semplicemente non sappiamo più che cosa facciamo, anche perché questo clima non aiuta e come sappiamo in Italia poi le crisi avvengono spesso in estate, sia finanziarie che politiche. Allora io, no, a parte gli scherzi, voglio essere breve e voglio semplicemente dire tre punti sulla questione pandemica, perché il tema oggi è questo, poi sulle altre questioni sono già intervenuti Gianluigi e Nello. Io mi soffermerò su tre punti della questione pandemica e su un'ultima implicazione politica. Allora, la prima cosa che forse noi dovremmo capire quando affrontiamo la questione della gestione politica della pandemia è che quello che abbiamo vissuto non è stata solo una pandemia. Cioè, la prima cosa che dobbiamo fare è uscire da questo riduzionismo biologista sanitario che è il discorso dominante, in cui il discorso dominante vuole ridurre l'intera questione. Così non appena uno fa una piccola obiezione, la risposta classica è: ma c'era la pandemia. C'era la pandemia, ma non c'era solo la pandemia, ammesso che poi questo termine abbia un significato chiaro e oggettivo, dato che come sappiamo anche l'OMS l'ha cambiato. Quindi bisogna liquidare questa superficialità scientista che pensa che quello che abbiamo vissuto sia un fatto chiaro, oggettivo, riducibile ad una pandemia, ad un virus che sappiamo com'è nato, che sappiamo come trattare. Ora, questo che sto dicendo non è una linea appunto radicale, estrema, è quello che ha detto Richard Norton nel 2020, cioè il direttore di Lancet, una delle più importanti riviste scientifiche. Vi ricordate quel discorso, quell'editoriale che fece? Vi leggo tre righe per dire che quello che stiamo dicendo è oramai un fatto acquisito dalla letteratura scientifica più importante al mondo. La Covid-19 non è una pandemia, è una sindemia. Lui ha coniato, come sapete, questo termine. Cioè è un'unione di più questioni quello che abbiamo vissuto, in cui certo c'era un virus difficile, problematico, che soprattutto danneggiava le sfere più a rischio, quindi gli anziani, i malati e le cose varie, quindi serviva invece un approccio specifico su queste categorie. Ma non è solo questo, è una sindemia. Lui dice, è una sindemia. Le sindemie sono caratterizzate da interazioni biologiche e sociali. Da interazioni biologiche e sociali. La natura sindemica della minaccia che abbiamo di fronte significa che è necessario un approccio più complesso se vogliamo proteggere la salute delle nostre comunità. Cioè proprio se vogliamo proteggere la salute fisica, ma non solo, politica, costituzionale, spirituale, di energia vitale, di energia mentale, bisogna avere un approccio più complesso, che non si riduce al bollettino di morte delle 6 di pomeriggio elevato a sacralità, nuova sacralità della Costituzione attuale. La scienza che ha guidato i governi è stata guidata soprattutto da modellatori di epidemie e specialisti di malattie infettive, che inquadravano l'attuale emergenza sanitaria nei termini secolari della peste. Abbiamo considerato la causa di questa crisi come una malattia infettiva,
Tutti i nostri interventi si sono concentrati sul taglio delle linee di trasmissione virale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è questo. Lui prosegue, due categorie di malattie stanno interagendo all'interno di questa popolazione. L'infezione da coronavirus e una serie di malattie non trasmissibili, obesità, diabete, malattie cardiovascolari, respiratorie, croniche, cancro. E queste malattie hanno un chiaro riferimento sociale e di disuguaglianza. Lo sappiamo, in America, nella popolazione adulta, sotto i 60 anni, la mortalità è molto più alta perché lì la disuguaglianza è molto più forte e la gente che non ha reddito si mangia, come sapete, il cibo spazzatura americano, fa una vita sregolata e indebitata, perché poi lì il modello di crescita è tutto fondato sul debito delle famiglie, dei privati. L'Italia su questo è arrivato più avanti, è un fenomeno più recente l'indebitamento privato, perché noi come tradizione abbiamo, no, un'idea che si fa debito solo al massimo se si vuole comprare la casa. Quindi questo è il primo punto che dobbiamo capire: non è stata solo una pandemia, è stata un'occasione per proseguire un progetto politico che c'era già da prima, per intensificarlo, per accelerarlo e per fare i conti. Ecco, io la vedo così: la pandemia è stata usata per fare dei conti nella lotta di classe, nella lotta di classe di cui parla Gallino, cioè la lotta di classe dell'alto verso il basso. Quindi è stata una regolazione dei conti. Quindi questo è il primo punto che si potrebbe approfondire molto per capire qual è la direzione verso cui stiamo andando, quali sono le possibilità di aggregazione di un blocco sociale alternativo a quello della finanza internazionale, che non è più quello degli anni 60 in cui c'era, capisci, la Fiat. Ecco, la Fiat era un luogo di potere che in un certo senso simboleggiava tutto il capitalismo. Ora non è più la Fiat, appunto, è Amazon, ma non è neanche più Amazon. Certo è Amazon, ma è BlackRock, è Vanguard, sono i fondi di investimento che tengono l'80 e il 90% di tutte le più grandi azioni e che si detengono tra di loro, perché BlackRock teneva Vanguard, eccetera. E queste società che hanno 20.000 miliardi di dollari hanno la proprietà anche delle agenzie di rating che poi ogni mese ci fanno la pagella sul debito pubblico italiano. Quindi capite bene la situazione. Il secondo punto... E diede la tripla A a Lehman Brothers. Certo. E certo. Quindi questo è il primo punto. La seconda questione, che è anche stata toccata sia da Gianluigi che Danello, riguarda l'approccio del potere che abbiamo visto in questi anni. E io la direi così: quello che abbiamo visto è un terrore dal volto umano. Cioè hanno scelto di fare politiche fortemente violente, ma legittimandole con un velo di ipocrita bontà e melensa ipocrisia. Cioè loro discriminavano in maniera feroce la popolazione senza un fondamento scientifico, ma lo facevano per il bene comune. Ora, questo è un tratto che va analizzato e capito, perché è una strategia che soprattutto in Unione Europea noi viviamo molto. Vedete la von der Leyen? La von der Leyen è buona. Non lo sapete? È molto buona la von der Leyen. Quindi dice le cose che fa, ha quei trattati ordoliberali che hanno in sé una determinata linea politico-economica che produce disuguaglianze, che produce morti, come abbiamo visto in Grecia, ma loro sono per il green, sono per la bontà. Adam Smith, padre del liberalismo, nella Ricchezza delle Nazioni dice questa frase, l'ho letto di recente, che mi è sembrata molto attuale. Dice: non ho mai visto fare niente di buono da chi pretendeva di trafficare per il bene comune. Ecco, quelli che si ammantano un po' troppo del bene comune, anche in ambienti, possiamo dire, religiosi, vanno visti con un po' di sospetto. Bisogna decostruire il bene comune, perché non c'è un bene comune se non il regno di Dio, forse. Ma sulla terra c'è la divisione, c'è la separazione, c'è il conflitto e non si può fare finta di nulla. Si può cercare di riconciliare, di creare ponti, di creare dialogo, ma questo conflitto c'è e il conflitto lo stanno vincendo i più forti, i più ricchi. Quindi non puoi dire che miriamo al bene comune, tu devi partire dalla conflittualità e dalla conflittualità degli ultimi, ti devi mettere dalla loro parte. E capiamo qual è stato questo nuovo ordine morale, ecco, questo terrore dal volto umano, questo comitato di salute pubblica. Ecco, vi volevo leggere questa citazione di Barbara Stiegler,
che è questa filosofa francese, allieva di Foucault, come sapete, che ha fatto questo piccolo pamphlet e è molto attiva in Francia sul tema della pandemia. E capiamo la sua descrizione di questa situazione morale. L'eccesso di zelo dei più accondiscendenti. Non so se avete avuto esperienze di persone molto accondiscendenti nella gestione pandemica. Io rispettavo le regole perché semplicemente preservavo le persone fragili che avevo a casa, ma non mi mettevo a fare, non lo so, il capo di Speranza in giro. Questa è una piccola differenza che però è cruciale. C'era una categoria di persone frustrate probabilmente nella vita che traevano un godimento profondo, profondo dal condannare l'altro nell'escluderlo e di mettersi a fare così questi atti di pulizia interna. Ecco, l'eccesso di zelo dei più accondiscendenti in questo esperimento a grandezza naturale, è stato come un esperimento sociale, no? A me è sembrato questo, un grande esperimento sociale, è stato rivestito coi panni dello spirito collettivo. I cronisti si congratulavano con i francesi per questo nuovo senso civico. A volte però dicevano, i casi aumentano perché gli italiani sono stati irresponsabili. Il 12 agosto del 2021, Giulio, tu sei andato a Ostia, t'ho visto che sei andato al mare, e quindi hai fatto morire delle persone. Il nuovo picco di contagi è stato dovuto, come dicevano, alla follia di Ferragosto. Cioè, semplicemente che la gente a 37 gradi si va a far bagno a Fregene. Questa criminalizzazione della vita quotidiana, della vita normale. Questa cosa qua è lo schema del blame the victim che c'era già, esatto, già prima. Sì, questo diciamo infatti è un... Se hai voluto vivere al di sopra delle tue possibilità... È colpa tua. In pandemia ha cominciato a regnare un nuovo ordine morale in cui era normale abbandonare i più precari al loro destino in nome del rispetto dei più fragili. Cioè, capite la differenza, la sottigliezza filosofica che c'è dietro questa gestione? Sono stati bravissimi nella gestione proprio delle masse, perché in nome, appunto, della difesa dei fragili hanno schiacciato, come dice lei, i più precari, il lavoro, le persone che avevano malattie fisiche, ma anche psichiche, gli studenti. In Italia c'è stato il più alto numero di giorni di DAD al mondo, e ancora oggi in Italia, fino a qualche settimana fa, si usava e si usa solo in Italia la mascherina, come dice la nostra amica Sara Gandini, come strumento di potere, per cui se andiamo ad un ristorante, io che mangio non ho la mascherina e un cameriere è obbligato ad avere la mascherina, solo in Italia, no? Ti ricordi, lo dicevo, per non parlare delle persone lasciate a morire da sole negli ospedali, cosa che non era mai avvenuta nella storia dell'umanità, neanche sotto la peste. Sotto la maschera del senso civico, le famiglie confinate sono state in realtà incoraggiate a ripiegarsi su se stesse per proteggere se stesse e i loro cari, continuando a perseguire la corsa competitiva tra agenti egoisti per i migliori posti su Zoom. Cioè, in realtà non c'è stato nessun spirito collettivo, c'è stato un individualismo becero. È stata la vittoria dell'individualismo più becero e della dimenticanza di qualunque senso comune, politico, di condivisione. Della relazione. Della relazione, certo. Gianluigi Fontoso. Magari raccogliamo anche... Cioè, ma io tra poco devo andare okay. In un... Ah, ok. Allora facciamo le domande. Sì, vabbè, se vuoi chiudere, tanto è arrivata la chiusura, immagino. No, ma tanto poi. No, ma chiudi, poi lasciamo spazio alle domande. Sì. Poi facciamo rispondere subito il senatore Paragone. Vai. Allora chiudi l'intervento, poi la domande soluzione. Il senatore Paragone. Soluzione. La soluzione è. Porcarli. No, arriviamo al punto. Cioè, la situazione di Draghi, ecco, la situazione che viviamo ora. Quello che stiamo vivendo ora è una grande anestesia, cioè in realtà. Vi volevo leggere questa frase di Leonardo Morlino, che è un politologo moderato, nel senso... Moderatissimo. L'attuale esperienza del governo Draghi non elimina comunque le caratteristiche di fondo della democrazia italiana post grande recessione, tutt'al più ne anestetizza temporaneamente alcuni effetti più distruttivi. E in realtà quello che hanno provato a fare è un'anestetizzazione della democrazia, un'anestetizzazione della coscienza critica e un'anestetizzazione
anestetizzazione del pensiero. Io penso, e ho fondate ragioni storiche, cioè di studio, di esperimenti, di dominio nella storia, che sono comunque alla fine falliti, che anche questo fallirà. Servirà, io credo, elaborare una critica complessa, più complessa di quella del Movimento 5 Stelle, che certo sia oppositiva, ma che vada alla radice del problema, e la radice è profonda, perché bisogna veramente ridisegnare la società in cui viviamo, e questo ha bisogno di un'elaborazione filosofica, economica, culturale, in tutti i settori. Quindi io penso che questa sia stata una lezione per noi, il fallimento del Movimento 5 Stelle. Se vogliamo cambiare l'ordine esistente, bisogna mettersi in parte a elaborare un pensiero veramente nuovo. Questo penso. Grazie. Un messaggio di speranza, nel senso, il percorso è lungo, ma c'è una variabile che il potere non può controllare del tutto, no? Che è quella che un nostro amico comune chiama l'irruzione dell'imprevisto. Cioè, la rivoluzione è anche un'irruzione dell'imprevisto, anche il Movimento 5 Stelle, se volete, è stato un movimento di protesta antisistema che di certo non veniva dalle realtà antisistema presenti nell'alveo parlamentare o istituzionale del paese. C'è l'evento a un certo punto, quindi il potere sì è forte, ma è anche fragile. Cioè, ha un'ambizione totalitaria, neototalitaria, ma è un progetto che fallisce di per sé. Non può controllare l'intera umanità, anche italiana, cioè l'intera progettualità umana e il pensiero critico. Quindi io penso che quello che noi dovremmo fare è presenziare quest'area, alimentarla di pensiero, ma poi anche non preoccuparsi del che fare. Cioè, per me la domanda che fare è proprio sbagliata. Cioè, fai quello che tu sai fare ora e quello che tu puoi fare ora in base alle forze in campo, poi lascia anche che la storia accada, perché di certo non la controlliamo noi come singoli, neanche come gruppi. Non che ci sia un corso così esterno e teleologico, però ecco, ci sono degli equilibri che prima o poi ci rompono. E per me è la situazione che questo neopotere vuole porre in essere, è prima o poi si romperà. È lì che noi dovremmo essere pronti, cioè ci dovremmo, come hai detto tu Giulio, no? Portare una classe dirigente alternativa, cioè dovremmo farci trovare presenti in quel momento, ma senza, ecco, no, diceva appunto Gesù, neanche il figlio sa i tempi. Cioè, i tempi non li sa nessuno, perché non sono in mano dell'individualità, ma io credo che ci sia questa variabile dell'evento imprevisto ma preparabile che rovescerà questo potere, e quindi questo progetto totalitario che si è cristallizzato anche col Green Pass troverà una pesante fermata nei prossimi anni, perché la storia è lunga, ragazzi. Cioè, io su questo ho molta fede. Tutti i poteri, anche i peggiori, sono crollati, e noi ora siamo nel giro di qualche anno, cioè siamo nell'attimo della storia. Quindi confidiamo e facciamoci trovare pronti. Vabbè. Bene, grazie a tutti. Grazie.